Corso è partita da un quarto Spiacevole d'ora umanamente. la votazione sulla piattaforma Rousseau. Vorrei far vedere, è arrivato un post di Alessandro Di Battista, oggi decine di migliaia di iscritti al Movimento 5 Stelle prenderanno la parola, una decisione davvero importante, piaccia o no, è uscita anche un'agenzia, oggi decine di migliaia di iscritti, possiamo qui vedere, prenderanno una decisione davvero importante, piaccia o no, questa è l'ennesima vittoria di Gianroberto, buon voto a tutti. Anche in questo caso, Cerami, come ha fatto Di Maio, in cui sostanzialmente non c'è un buon voto se si vota sì o vota no, lascia sostanzialmente una posizione neutra. Sì, sì, non prendono posizione. Effettivamente, anche ieri Di Battista, lasciando il vertice con Di Maio, ieri pomeriggio ha incontrato Di Maio, quando è andato via da questa riunione non si è espresso. Così come Di Maio strategicamente non ha preso una posizione, anche perché questo voto per Di Maio è estremamente significativo, è il suo futuro da capo politico. Il dato infatti che si registra oggi è un capo politico che ha dovuto rinunciare al suo ruolo di vice premier, non sappiamo che ruolo avrà nel governo, se avrà un ministero di peso o non avrà un ministero di peso, ed è sempre più debole, attaccato dall'interno, non ha più le truppe 5 Stelle con sé. Allora, rientriamo dopo la pubblicità, perché questo è un tema, come avete visto, insomma, la discussione è estremamente accesa. Un altro tema è quello relativo all'ambiente. Da questo punto di vista si parla di questo New Deal per quanto riguarda l'ambiente. Sentiremo, insomma, sia dalla Moroni che dalla Donzelli quelle che sono le loro opinioni. Pochi minuti.